Rossa, il relatore il professor Pitoni, il progettista dell'editoria fotografica, l'impronta del grafico del fotolibro italiano. Lascio a Luca la parola. Ma forse sarei riuscito a parlare prima ai relatori che sono collegati, perché... Perfetto, gestite voi sì, il tempo da le confusioni digitali evitiamo. Sì. Chi inizia? Pino o Paolo? È meglio Paolo, va, facciamo a noi. Io ecco subito, un attimo. Sì, no, io in realtà non ho molto da dire. Scusatemi, ci sono, può cominciare Paolo e poi intervengo velocemente io. Sì, no, non ho molto da dire, sono stato molto felice di partecipare a questa avventura, a questa impresa di ricerca, con una tesi di un tipo molto diverso da quelle che sono abituato a non tantissime che sono abituato a vedere. Quello che mi ha più colpito, ecco, oltre alla capacità di aver dato un taglio direi molto autoriale, ecco, è una tesi che dell'oggetto della ricerca fa un prodotto anche molto bello, godibile, con un'idea dietro molto precisa sulla grafica e la fotografia, in cui ha valore, credo, sia la parte testuale, trovo molto interessante l'introduzione, e moltissimo poi le schede delle singole opere, dei singoli prodotti presi in esame. Oltre all'invidia per aver potuto vedere da vicino molte cose che onestamente non conoscevo. Non mi resta che ringraziare la Bocca Rossa di avermi coinvolto nell'avventura. Grazie a te. Ecco, grazie. Allora, no, io ho sempre un po' trovato senza senso la fase importante, il risultato finale, non come ci si arriva, no? E credo fortemente in un processo che sia sempre capace di mettere in relazione pensiero e classi, momenti storici e correnti di pensiero, e di porsi nel modo più aperto possibile nei confronti dell'espressione creativa, anche se c'è un po' da rivoltare la qualità. E in effetti questa postura implica non attestarsi su luoghi comuni che definiscono un po' delle false assolutezze, ma mettere in discussione costantemente le traiettorie di una storia che è sempre in divenire. Entrando più nel merito della storia del libro fotografico, questa, fortunatamente, non sempre ha coinciso e coincide con la storia della fotografia pilotata dagli storici, tra virgolette, ufficiali. Per alcuni aspetti, l'escursus della storia del libro fotografico ha molte più sfaccettature e diramazioni, ponendosi in un dialogo vivace con le discipline della comunicazione privata. Il prezioso lavoro che ha fatto Giulia con questa tesi si orienta molto verso una riflessione su alcune precise modalità del design della macchina, intesa non come contenitore di pagine da riempire, ma come una sorta di architettura in cui gli elementi che la compongono, dalle immagini ai testi alla meccanica costruttiva, maturano una comunanza di intenti, mettendo in luce le differenti componenti di un tragitto anche aspro e non privo di ostacoli. Io mi auguro sostanzialmente che questo prezioso lavoro di Giulia sia lo spunto per finalmente sviluppare anche in Italia, che è un paese un po', come dire, frenato da questo punto di vista, un percorso di riflessione critica trasversale intorno alla produzione del libro fotografico e che assuma finalmente campi di lettura e analisi più ampi, meno relegate ai codici della sua specificità e linguaggio. Questo è il mio obiettivo per questo lavoro. Grazie, Pino. Grazie. Diciamo, ha detto benissimo Pino del contenuto, quindi non aggiungo molto. Apprezzo di Giulia che sia rischiata in un tema così pericoloso come quello del libro fotografico, perché è all'ordine del giorno, non è questa università, e quindi si rischia veramente l'ennesima tesi compilativo-catalogativa, che sarebbe stato magari un buon prodotto ma senza un vero interesse anche per un mercato o per tutti, insomma. E invece è riuscita veramente a fare una cosa diversa, mettendo al centro di questa esperienza del libro fotografico anche il progettista, no? Questo dialogo con l'editore e con il fotografo, e quindi a vedere il libro fotografico in una maniera completamente diversa e nuova, e soprattutto a restituircelo in una forma veramente affascinante, che è l'oggetto libro,
restituendo al libro quella che è la sua matricità, no? La sua forma oggetto che è fondamentale. E quindi insomma apprezzo veramente il lavoro nella sua immensità e anche nella capacità poi di Giulia di arrivare a certi materiali inediti come quelli che vediamo alla fine dall'archivio dei bozzetti, che sono veramente molto affascinanti e molto significativi nel ricostruire questo percorso non tanto nel suo ambito storico ma anche nell'ambito del singolo oggetto specifico, e quindi restituircene la qualità, questa anche qualità fotografica delle foto fatte da Giulia. Ti lascio la parola. Ringrazio Luca, ringrazio Chino e Paolo per questa bellissima introduzione, e c'è poco da aggiungere, però proverò un po' a fare il punto rispetto al progetto che vi porto. Allora, il progettista nell'editoria fotografica, nel programma grafico del Fotolibro Italiano, è un progetto che mira a ripercorrere, come ho già detto, la storia e le vicende che si legano alla produzione editoriale fotografica in Italia attraverso questa raccolta di contenuti sia visivi sia appunto testuali che sono volti a iniziarne lo sviluppo. Il fulcro però, come diceva Luca, del progetto in realtà ruota attorno a una selezione di quelli che possono essere considerati a più pareri alcuni tra i migliori fotolibri prodotti in Italia, soprattutto in un periodo di grande espressione artistica del settore che sono gli anni 60-70. Tutto sempre attorno a una considerazione circa il ruolo del progettista, che è il punto di vista che mi compete e quindi quello che posso portare, offrendo anche uno spaccato sulla situazione odierna. Velocemente ricordiamo poi la struttura del volume, che è diviso in tre parti, suddivisibili in altrettanti decenni, potremmo dire, indicativamente, quindi in un primo periodo che va dagli anni 30 agli anni 50, che è considerato l'origine di questa disciplina, possono essere individuate le principali influenze del linguaggio fotografico italiano rispetto alla produzione straniera che poi vedremo. Si individua la difficoltà del mercato editoriale, del mercato degli albori ad instaurarsi, soprattutto in Italia che aveva questo forte ostracismo verso la produzione fotografica orientata più verso l'arte e la cultura in generale. Si dà una definizione di libro fotografico che poi illustrerò e si inizia a identificare un punto di riferimento che fosse un pubblico massivo o elite. La seconda parte, come abbiamo già detto, negli anni di boom economico, registra un progresso industriale, una crescita economica che favorisce l'affermazione del ruolo del progettista, come sappiamo, e comunque anche lo sviluppo di una produzione editoriale più matura rispetto ai decenni precedenti, ed è proprio qui che si colloca l'analisi dei fotolibri selezionati e anche dei bozzetti analizzati, insomma, che si diranno verso la fine di questa sezione. La terza e ultima parte va dagli anni 80 arriva all'oggi e, come diceva Pino, il momento contrassegnato, soprattutto verso il 2000, con la ripresa nei decenni insomma, che si avvicinano all'odierno, una crisi dell'oggetto libro, più interesse verso la mostra, verso l'esposizione di scatti e fotografie, e si individua, si fa una riflessione sull'importanza della transdisciplinarità tra i protagonisti, tra gli autori, le professioni che sono legate alla realizzazione di un fotografico come editore, fotografo, progettista, ma anche stampatore e tipografo, e una critica, come diciamo, al contesto odierno e alcune prospettive future. Ma è necessario in questa fase dare una breve definizione di cosa si intende, cosa io ho inteso in questo progetto come fotolibro, oggetto libro, libro fotografico, prestando insomma a una riflessione di Miriam Criscione nel suo volume dal dopoguerra degli anni 70, una pubblicazione recente di una studiosa di storia dell'arte e fotografia italiana molto importante in Italia. In senso più generale si concorda nel presentare il fotolibro come un oggetto complesso in cui la tipologia di carta, la qualità di stampa, l'impaginazione, il formato, il tipo di legatura e la copertina costituiscono parte del prodotto significative caratterizzate per una decisa prevalenza del medium fotografico sulla parte testuale, che può anche non esserci. Velocemente ripercorriamo poi i 14 volumi, la selezione insomma, che ha portato a questo concetto, e costituiscono appunto una selezione tra più di 14 volumi tra italiani e stranieri, ovviamente considerati anche nei decenni precedenti, realizzati nello specifico da progettisti. Quindi mi sono incentrata su fotolibri in cui in qualche modo i grafici avessero potuto contribuire, chi con la parte di costruzione insomma dell'oggetto libro, di impaginazione dunque, chi magari addirittura con fotografie, come Mimmo Castellano o
Mario Cresci e anche appunto autori secondari come l'arte di Wimper e Beethoven, potendoli velocemente visualizzare su una mappa del tempo, in qualche modo su una linea temporale, vediamo che è una collocazione molto omogenea. Partiamo con un libro fondamentale che poi tornerà nelle pagine a venire, che è Mondi di Castellano, un vicino antico di Lanfranco Colombo, Milano Italia di Carieri, pagina di Prandi, ancora sempre di Prandi, ex di Lanfranco Colombo 5-1. A metà più o meno insomma, di questo periodo, Paese Lucano, ovviamente l'esclusivo, l'unico selezionato, realizzato da Michele Petoff, che potrebbe essere considerato come Vighi un progettista secondario, ma di fatto almeno in questo lavoro, in questo preciso oggetto libro, non lo dimostra. I Travestiti, Elogio alla Pianura di Dante Vighi, Milano Vive, Attori Sicilia e Misurazioni di Mario Cresci. E, come dicevo prima, l'influenza del linguaggio fotografico in Italia si fanno sentire non solo all'inizio, all'origine insomma, di questo ambito della progettazione editoriale, ma anche in questo periodo di riferimento, cioè gli anni 60 e 70. E, per evidenziare maggiormente questo fenomeno posso fare alcuni esempi pratici. Un volume come Mimmo Castellano, con queste fotografie fortemente virate, può essere facilmente paragonabile e paragonabile accostato a questo volume de map di Kawada del 65, soprattutto per il tipo di immagini e per il trattamento che hanno subito. In qualche modo ancora più esplicito per la stessa missione di Carieri, Milano Italia, paginato da Ivy Brandi, si richiama a New York di William Klein del 55, anche nei tagli e nell'impostazione grafica. Oppure ancora I Travestiti di Lisetta Carmi, sempre dopo la di Brandi, chiaramente quasi appunto esplicitamente rimandabile a questo volume, La Fin Persona, Dialogo nei Volti del 64. E infine un volume che potremmo considerare anche molto, e lo è, originale dal punto di vista dell'impostazione grafica, che è oggi la prima di Dante Vighi, commissionato al progettista dal Comune di Copparo, non può non aver, come dire, fatto tesoro della lezione di Sinsabao e Anderson in questo volume, 6000 American Chance by Sherwood Anderson, Living US Photographs by Sinsabao del 64. E per quello che riguarda il libro, quindi la tesi in sé, l'ispirazione sia in termini di contenuti che di impostazione anche grafica, sono nato della copertina, mi viene da questo libro, che non è un libro fotografico, ma un libro di testo, Via diventare di Pereira, che è un volume che era volto a mostrare i migliori esempi del paesaggio naturale, architettonico italiano, e allo stesso modo voleva essere un po' un richiamo alla migliore produzione del paesaggio editoriale fotografico italiano. Qua vediamo il primo e quarto di copertina e alcune immagini che introducono un po' la maniera in cui potete vedere, ho trattato un materiale molto eterogeneo attraverso delle schede tecniche che vengono all'interno del volume, che costituiscono comunque una parte massiccia della tesi, con questi inizi capitoli con miniature seguiti da fotografie elementari volte a mostrare la struttura narrativa del libro e alcuni dettagli in scala 1-1. Con l'impostazione che comunque rispetta le caratteristiche specifiche dei volumi e dei loro differenti formati. Per quello che riguarda, alla fine, l'ultimo punto che vorrei toccare è la questione di materiale inedito, che è costituito da bozzetti preparatori, sia di I Travestiti di Lisetta Carmi del 72, il patinato degli Prandi, ma in questo caso vorrei concentrarmi sui bozzetti di Castellano, di Muzza, perché in realtà questi bozzetti non sono stati realizzati dal progettista, ma un altro progresso vi indicherò, ed è un esempio che mi permette di elencare e dimostrare le differenze nell'approccio progettuale e nella restituzione dei materiali in forma di libro di questi progettisti. In quanto la forma con cui noi conosciamo Nuz, in questo livello della Lunarici, editore del 1759, poteva benissimo in realtà prendere le sembianze di questo volume, Maiato le stampe, che è un bozzetto realizzato da Max Huber, incaricato dalla casa editrice in periodo precedente, indicativamente dal 58-59, di dare forma al materiale di Castellano. Possiamo vedere in realtà sia in copertina sia nelle alcune delle doppie pagine interne l'apporto del progettista
la sua firma, riconosce Max Huber, qual è il secondo il suo strutturare la pagina come un primo spazio continuo in cui questi numeri giocano, saltano immagini, completi, colorati che nel libro originale non sono assolutamente presenti, oppure con la finezza e la precisione con cui disegna le fotografie di Castellano che colloca sullo spazio, quindi crea questi tagli che non sono stati alla fine pensati da Castellano quando ha voluto di sua volontà insomma impaginare il volume perché l'ha ritenuto magari sì interessante ma non ha dato forse alla funzione di un materiale che poi per chi ha visto il libro lo conosce è molto più introspettivo e riflessivo in qualche modo, un lavoro più delicato di quello che ha fatto Max Huber, che tra l'altro ha una copertina molto imponente, molto massiccia, con questa illustrazione che va a sottostarsi insomma a questa tipografia che probabilmente era una serigrafia a due colori e che è completamente diverso da magari l'idea che aveva Castellano. In conclusione questo esempio mi è servito in particolar modo per mostrare come in realtà questa tesi era finalizzata non tanto a mostrare, o meglio, la storia dell'editoria fotografica era più un pretesto per portare in luce l'importanza che secondo me ricopre il ruolo del progettista nel momento in cui si trova a dover immaginare un lavoro di questo tipo, anche oggi, perché dovrebbe cercare di immedesimarsi nella ricerca fatta dal fotografo, dall'autore delle immagini, in quanto non è possibile adottare soluzioni come spesso viene fatto oggi, in certi casi momentanee, soluzioni veloci e sbrigative, ma bisogna cercare di immedesimarsi il più possibile nel lavoro di poter ottenere un libro fotografico che non abbia solo contenuto ma anche forma. E grazie. Che però secondo me restituisce un'idea che c'è dietro e che anche per chi lo guarda poi fa capire no, meglio quello che è poi il titolo, no, il progettista in teoria fotografica, quindi questo duplice ruolo, non solo l'esempio finale che ben hai raccontato, ce lo spiega, ma questa selezione appunto è secondo me il cuore del progetto, no? Rischiare così tanto insomma secondo me è stato importante per la giustizia al tuo lavoro, insomma, ovviamente hai visto 200 libri e poi come dire, si è presa rischio di trattarne 14. Sì, no, credo di dire complimenti a parte di tutti. L'unica osservazione che faccio è che me lo voglio leggere. No? Certo, assolutamente. Quindi, mi piace molto anche a partire dalla definizione che hai dato di libro fotografico, questa matericità che ho conferito al proprio editoriale finito, è veramente davvero complimenti. Grazie. Ci vogliamo riunire, credo che di domande te le vuoi fare una te la prima risposta. Quando lo pubblicherò? Spero protesto. Va bene, ci vediamo e ci vediamo. Giulia, in qualità di presidente di questa commissione, ti conferisco il diploma accademico di secondo livello in progettazione grafica editoriale, indirizzo comunicazione, design per l'editoria, con la valutazione di 110 su 110 colore. Sapendo attuare delle coraggiose e intelligenti scelte curatoriali. Grazie, veramente.